uno dei tesori più importanti che hanno i popoli latinoamericani. È il matrimonio, nel discorso di Francesco, consegnato ai vescovi di Porto Rico in visita ad Limina. Il Papa ha esortato i presuli a difendere questo sacramento e a consolidare la pastorale familiare. Sottolineando la bellezza del matrimonio, il Pontefice ha evidenziato che oggi la complementarità uomo-donna, vertice della creazione divina, viene messa in discussione dalla cosiddetta ideologia gender, in nome di una società più libera e più giusta. L'arcivescovo Roberto Octavio González Nieves, presidente della Conferenza Episcopale di Porto Rico. Si tratta di una ridefinizione, di una identità fondamentale. Si tratta di una ridefinizione di un'identità fondamentale dell'essere umano. Dopo migliaia e migliaia di anni di evoluzione, nasce la specie umana. E quando nasce la specie umana, migliaia e migliaia di anni prima della venuta di Cristo e della fondazione di tutte le varie religioni, è la coscienza di quei primi esseri umani che definisce l'unione tra uomo e donna, quale luogo più sicuro e più idoneo per allevarvi figli e per proteggere l'amore unico tra uomo e donna. Entre l'uomo e la mujer. Come San Giovanni Paolo II, che visitò Porto Rico nel 1984, più volte pregò per una maggiore giustizia sociale nel paese, Papa Francesco ha invitato i pastori, di fronte a gravi problemi sociali come la difficile situazione economica, l'immigrazione e il narcotraffico, all'aiuto fraterno, prendendo le distanze da ogni ideologizzazione o tendenza politica. Tener conciencia. Bisogna aver coscienza del fatto che il messaggio evangelico è per tutti i sistemi, è per tutte le nazioni e non ci possiamo chiudere in noi stessi e pensare che esista un solo modo e che sia il migliore per portare il messaggio evangelico. In ese sentido hay diversidad de expresión y hay libertad. Pertanto, in questo senso, vi è una diversità di espressione e una libertà di opinione sui temi di politica pubblica. C'è una diversità di pensiero, ma la dottrina sociale è una. De pensamiento. Però la dottrina sociale è una. Il Pontefice ha quindi sollecitato vescovi e sacerdoti ad essere servitori del perdono di Dio e i fedeli a collaborare nell'annuncio del Vangelo in tutti gli ambienti, anche quelli più ostili e lontani dalla Chiesa. Tra le sfide contemporanee, proprio questa è messa in risalto dall'arcivescovo González Nieves. Quella principale è la nuova evangelizzazione, ma in tutte le sue ramificazioni, famiglia, gioventù, educazione, dottrina sociale, mezzi di comunicazione, cultura, economia. Per questo non possiamo ridurre il compito dell'evangelizzazione a un solo tema, a una sola area. Dunque il messaggio del Papa ci sostiene, ci incoraggia a entrare in tutti questi campi.